Ciao ragazzi! Sorpresa! Allora, benvenuti in un mio nuovo video su The Sims. So di averne pubblicato uno ieri, che era domenica. Oggi però finalmente il gioco è in mio possesso e quindi non posso aspettare fino a domenica prossima per farvi il video dedicato. Quindi questo è uno speciale The Sims per la nuova espansione, ossia questa qua. The Sims 4 Vita in città ti dà il benvenuto. Allora, vediamo un po' che cosa c'è scritto. Esplora la città di San Misciuno. Esplora una città densamente popolata. Densamente, c'è scritto densamente, sì. Con una varietà di quartieri. Dipingi un murale nel quartiere delle arti. Canta a squarciagola al bar per karaoke. Nel quartiere alla moda. Insomma, ci sono un sacco di cose. Scopri vivaci festival culturali. Fatti strada dal tuo primo appartamento a un attico. Intraprendi nuove carriere metropolitane. Cioè, ragazzi, io sono tipo emozionatissima. Quindi direi subito di fare tutti i nostri spostamenti. Allora, carichiamo i nostri personaggi e ovviamente dobbiamo trasferirli nella città, cara Newcrest. Vediamo un attimo. Allora, devo trasferire loro tre, quindi una nuova unità familiare, faccio lei, lei e lui. Oh, loro sono adolescenti, quindi non mi dice che ovviamente non posso. Deve contenere almeno un adulto. Oh, allora facciamo così. Facciamo che faccio diventare un secondo lui adulto nella modalità del cast. Ma infatti, delle ragazze mi avevano detto che su The Sims 4 gli adolescenti possono andare a vivere da soli. A me faceva strana questa cosa, infatti non mi fa trasferire gli adolescenti da soli, purtroppo. Lo facciamo diventare un attimo grande e poi lo rimetteremo adolescente, giusto per farli trasferire. Facciamo Ctrl Shift C. Testing CEAS true cas.full edit mode. Ok, e facciamo modifica in cas. Questo perché ovviamente questo è un trucco che permette di modificare, come vi ho detto anche nello scorso video, tutti i parametri del sim, anche quelli che teoricamente non si potrebbe più modificare. Quindi mettiamolo come giovane adulto e facciamoli trasferire. Ok. Siamo vestiti, ci siamo. Dobbiamo quindi fare dal pannello della famiglia. Quindi facciamo salva, YouTube, ok. Così poi vado nella mappa e faccio tutto quanto. Quindi 1, 2 e 3. Olè, ok. Quindi lì ci abiteranno loro e adesso tada! Oddio! Oh mio Dio! Allora, vediamo un attimo. Quartieri alti, il cuore lussuoso della città. Ai quartieri alti abbiamo i ricchi, i potenti e quelli un po' strani. Lounge Mira Stelle, aura romantica, appartamenti alto. Oddio, che figata, ragazzi! Pianeta Carapop, acustica grandiosa, bar per karaoke. Ma che figata, ragazzi! Non ci credo. Wow! Ambiente da festa, aspetto solare. Questa deve essere una figata paurosa. Poi cosa c'è? Gorgheggio costiero, bar per karaoke. Questo? Mercato delle spezie. Un quartiere familiare famoso per il Festival delle Spezie. Quartiere delle Arti. Ma che figata! Attico Fontana Bella. Ah, qua posso vedere. Oh mio Dio. Ah, ok, questi sono gli appartamenti. Va bene, devo un attimo capire, ragazzi. Non ci ho mai giocato ancora. Sto provando tutto con voi. Tratti del Lotto Gnomi. Folletti delle monete.
mattine? Oddio, che cosa vuol dire? Ok, quindi... Oh mio Dio! Ah, questo è tutto un appartamento, ammazzala! E questo è un altro. Lobo, caminetto romantico. Ma c'è, è tutta da vedere questa cosa. Allora, qua ci abita Pizzaz. Poi c'è Vicini Vivaci. E poi c'è questo qui da ristrutturare. Qui invece... Allora, qui ci abitano loro due. Poi qui è 600, cauzione 550 da ristrutturare. Qui è 400 gremlin. Oddio, che cos'è un gremlin? Perché? Cosa vuol dire tratti del lotto gremlin? Infestato. Ci sono... Cioè, è assurda questa cosa, ragazzi, veramente. Allora, ok, mi sto perdendo troppo, devo fare le cose. Allora... Vediamo un attimo che cosa dice. Descrizione dello scenario. La città ti dà il benvenuto. Ogni giorno è un'avventura sulle strade di San Misciuno. Dagli stravaganti personaggi in cui potresti imbatterti per strada alle scoperte che ti riserveranno i vari festival, troverai sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Allora, qui ci sono... ma qui c'è la zona sismica. E poi comunque come affitto settimanale 1200 è un po' troppo. Quindi... Devo capire dove andare a stare. Allora, qui è così. Allora, qua vicini vivaci, però c'è un'altra camera, vedo. Quindi niente, mi sa che l'unico poi alla fine sarà quello lì, perché qua questo è già usato. Ah, ci sarebbe questo che è piccolino e potrebbe essere carino. Ecco, buone scuole. Affitto settimanale 500, cauzione 1000. Buone scuole, che cosa vorrà dire il tratto buone scuole? Ecco, allora vediamo un attimo. Un'affascinante abitazione familiare che affaccia sulla famosa piazza del Festival del Mercato delle Spezie. La scuola locale è ottima, sembra che i bambini prendano sempre voti alti e di solito se la cavano meglio con i compiti a casa. Su una linea temporanea. Ricco dell'energia tipica della terra fertile, qui spesso nascono dei gemelli. Oh mio Dio! 500 al mese direi che ci potrebbe anche stare. Magari cambieremo qualche mobile. Dai, io direi di andare lì. Qui devo prendere l'oro. Modifica, trasferisci in un lotto. Abbiamo detto, questo potrebbe essere un ottimo appartamento col quale iniziare. Conferma, ammobiliato. Oddio ragazzi. Allora proviamo, proviamo, gioca. Questo è il mio appartamento. Oh, che figata! Non devo più guardare la casa degli altri. Oh mio Dio, ma è fantastico! Allora, gli alberi Bordeaux sono Bordeaux perché ho la mode quella dell'autunno, che non credevo che fosse già, come dire, che se scaricassi il gioco me l'avrebbe già data. Ma è fantastico! Cioè, ma sono proprio in città. Ma guardate che figata. Oddio. Cioè, no, ma voi non potete capire la mia esaltazione. Guardate qui, che bello. Ah, devo visitare tutti questi posti. Questi sono degli appartamenti, presumo, sì. E questo è il nostro. Qui c'è tipo qualcosa che assomiglia molto ad una stazione. Vediamo un po' questa casa. Questa è la cucinetta. Qui c'è la zona tipo della sala. Una piccola libreria. Il bagno dov'è? Ah, il bagno è qui. Piccolino, però è un appartamento molto semplice, però devo dire che ci sta. Direi che ci vestiamo e andiamo ad esplorare un po' questo bel posto. Quindi, allora, tu sei già vestito, tu vestiti. Quindi facciamo abiti, cambia abito e ti mettiamo quello col cappellino. Ok, tu sei ancora, sei rimasto un giovane adulto, però dovrei farti ritornare adolescente. Eh sì, allora facciamolo un secondo. Devo rifare il trucco, quindi Ctrl Shift C, testing CEAT TRUE, CAS.FULL EDIT MODE. Shift, tasto sul sim e poi modifica in CAS. Ti rimetto adolescente.
e siamo a posto. Che tra l'altro loro adesso, dovendo pagare l'affitto settimanale, devono per forza assolutamente trovare entrambi un lavoro, perché sennò non ce la facciamo. Ok, allora vediamo. Zoe, vestiti che usciamo. Quindi abiti, cambia abito e ti mettiamo questi. Vediamo un po' come funziona. Allora, questa è la nostra no, qual è la nostra? Questa. Ok. Viaggia con Zoe e Alexis. No, ma io volevo vedere che vicino a casa avevo visto, aspettate che mi metto un attimo in pausa, avevo visto questa figata. Ah, ma quindi io ci posso semplicemente andare? Ma che figata. Allora, facciamo che faccio, forma un attimo un gruppo, faccio azioni, forma un gruppo con loro due, così almeno posso muovermi in gruppo, appunto. Allora, io direi di andare qui. Vai qui insieme. Oddio, sono già qui. Che figata. C'è uno con i capelli blu? Oddio. Va bene. Allora, io direi di provare queste cose fantastiche. Compra prodotti agricoli, contratta, vediamo. Ma va. Posso comprare queste cose, ma che cosa figa! Carote, ciliegie, cipolle, fragole, fungo, limone, mela. Ma che bello, le more! Buono, allora facciamo che compro una mela. Ok, e questo invece che cos'è? Ordina del cibo, contratta. Proviamo contratta. Lo faccio giusto per provare. Ah, oddio, cos'era? Tipo chiedere l'elemosina? No. Oddio. Aspettate, che cos'è questa cosa? Contrattazione spietata. Per aver fallito nella contrattazione. A volte il prezzo da pagare per una contrattazione al ribasso è il fallimento e la vergogna. La vergogna soprattutto, oddio. No, ma io lo facevo soltanto per provare. Tu chi sei? Ordina del cibo. Facciamo curry. Poi ordina del cibo, proviamo questo qui, e lei ordina del cibo e facciamo quest'altro. Poverino, lui adesso è tutto imbarazzato, ma io non volevo, cioè volevo soltanto capire che cosa volesse dire. Ciao, vicini, presentazione, oddio, mi sa che quella cosa è piccante, sembra che Zoe non sia abituata a mangiare cibo speziato, come per esempio questa cosa qua. Con il tempo l'esercizio riuscirà a mangiare cibi speziati sulla città come se fosse... Ma che figata! Oddio, ma anche questo, quindi è roba piccante. A disagio, bruciore speziato. Oddio! E tu alla fine non hai mangiato? Ma io lo avevo ordinato il cibo. Non me lo vuoi vendere? È troppo imbarazzato per contrattare. E proviamo a curry. Ah, e lui se ne mangia lì tutto poverino, solo soletto. Io intanto sto conoscendo queste due persone. Lei è Gita Rasoia. Ah, ma qui è tutto piccante. Va bene, d'accordo. Ok, allora Jay, vieni qua. Così almeno siamo tutti vicini. Sono tutti a disagio. Ah, brucia, mangiare cibo speziato può mettere a disagio i sim. No, ma mi dispiace. Che figata, ragazzi, è bellissima, cioè. Allora, qui c'è qualcuno che sta suonando qualcosa. Chara. Ma che nomi strani. Voglio assolutamente provare questo. Tiro di allenamento insieme. Sfida, no dai, facciamo questo. Ok. Loro stanno sputando fuoco. Stanno tutti provando. Lancia una moneta. Tutti vestiti sportivi. Oddio, che figata. Caldo come il curry. Guarda la statua vivente insieme.
Loro stanno ancora facendo... No, ok. Però magari dovreste rimettervi i vestiti normali. La bimba dove va? Ah, ancora a giocare. Non ci credo. Ma lei è una bella donna. Dai, è bravo lui. Allora, facciamo così. Cambiamoci di nuovo. Abiti. Cambia abito. Qui. Lei... Abiti, cambia abito, ti rimettiamo il cappellino. E lei anche. Esercitati a cantare, oddio. Cambia abito e ti mettiamo di nuovo questi. Ok, poi. Qui che cos'è? Bar per karaoke. Non ci credo, che figata. Qui dobbiamo andarci di sera. Cioè, ragazzi, è fatto benissimo, veramente. Io a questa espansione do 10 più, perché è veramente stupenda. Con le strade, con le macchine, con... Cioè, è proprio una città, veramente. È bellissima. Allora, vediamo un po', dai. Veggiamo, andiamo in qualche altro quartiere a vedere che cosa c'è. C'è una che suona il violino. Dai, la mancia, guarda l'esibizione insieme. Wow, ragazzi, cioè, io sono tipo al settimo cielo. Cioè, hanno fatto veramente... Penso che sia una delle espansioni più belle che abbiano fatto. Oddio, questo che cos'è? Ah, ok. Un topolino! No, è sparito! Vabbè, viaggia. Con loro due. Allora andiamo. Ah, ma perché questo è il quartiere della moda. Dai, proviamo ad andare qua. Vabbè, allora facciamo qui e poi visiteremo intorno. Wow, ragazzi, è bellissimo. Ma è uno spettacolo. Allora, qui c'è un altro chioschetto. Ok, e questo è? Vediamo. Ah, questo è cinese! Involtini primavera, non ci credo! Ma che... Ecco, sì, è vero, si vede. Cioè, è bellissimo. Dove sono loro? Ah, sono lì, ok. Allora, qua c'è il karaoke, però direi che il karaoke ci andiamo in un altro momento. Io volevo vedere proprio come era strutturato il posto. È bellissimo il parcheggio. Cioè, ma guardate, ragazzi, che è uno spettacolo. Hanno fatto un capolavoro. Leggi l'insegna. Non aprite al chiaro di luna 3. 5 amici all'università. Ah, ma è tipo un film. Oddio, mangiano con le bacchette! No, cioè, ragazzi, sembra che Alexis stia avendo un po' di difficoltà con quelle bacchette, non ci credo! No, cioè, bellissimo! Dovrebbe mangiare più cibi... Oddio, ma anche questo è piccante! No, vi prego, guardate Alexis! Cioè, ma ci saranno anche, quindi immagino, delle nuove abilità. Si vede proprio che ha cambiato il dinamismo del gioco da... Non vita da periferia, come si dice, le altre città che ci sono comunque non sono città, sono più dei paesini, dei paesi, dei quartieri. Invece questa si sente proprio che è una città, è fenomenale. Intanto abbiamo conosciuto una nuova persona e tu ti chiami Akira Kibo. Ok, hanno fatto un capolavoro. Oddio, ok, caricati, ti prego, così sei abbastanza... Ok. E lei chi è? Izumi Yamaguchi. Insomma, questo è il quartiere un po' cinese, se non ho capito male. E tu, ciao, fatti conoscere. Presentazione allegra.
Ma va, mani di pasta frolla per il cattivo controllo delle bacchette. Sembra proprio impossibile usare questi affari. Facciamo sempre viaggio. Loro due. Andiamo. Galleria. Galleria della Casba. Proviamo. Ok, allora qui siamo nel quartiere delle arti. Ammira insieme. Ma che bellezza, ragazzi, cioè, no, boh, io sono estasiata. È vero, lei tra l'altro è amante dell'arte, se non sbaglio, quindi questo che cos'è? Oddio, è una protesta. Oddio, cosa stanno facendo? Compra prodotti agricoli e lei invece ordina del cibo, vediamo cosa c'è. Cose strane, spiedini. Beh, diciamo che magari li proviamo un altro momento perché abbiamo già lo stomaco abbastanza pieno. Però insomma, diciamo che le caratteristiche principali sono qualcuno che canta, il mimo e insomma molte persone all'interno della città. Questo video è tutto, oh mio Dio, è stupendo, oh, oddio di qua e oddio di là. Però, oh, cioè, hanno fatto veramente una cosa fantastica. Torniamo a casa, tutti e tre. Vai a casa. Così guardiamo un attimo a grandi linee le cose che ci sono nel CAS. E poi nel prossimo episodio penseremo a come appunto modificare un po' l'arredamento. E insomma fare una casa molto basica però comunque un po' più insomma nello stile che ci piace a noi, anche magari utilizzando degli oggetti nuovi. Eccoci qua tornati a casa. E tu chi sei? Ciao! Oddio, ma questo è il coso dei rifiuti? Presentazione allegra, ma tu sei tipo la nostra vicina se non sbaglio. Le cose che ci sono in modalità costruisci le vedremo la prossima volta quando modificheremo un po' il nostro appartamento. Invece adesso volevo vedere scegli abiti, prova abiti, modifica sim, volevo vedere un po' le cose che ci sono all'interno del CAS. Innanzitutto qui possiamo vedere che come nuovo, diciamo, nuova aspirazione c'è luogo. Questi sim diventano felici quando si trovano nel loro quartiere di residenza. Poi qua invece vediamo, anche se non credo, sì, li potremmo anche cambiare volendo. Allora, non flirtante, questi sim diventano tesi quando si trovano vicino ai sim flirtanti e raramente diventano a loro volta flirtanti. Per loro è difficile essere romantici in pubblico. Allora, qua vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Vegetariana, questi sim eviteranno attivamente di mangiare cibi che contengano carne e potranno ammalarsi mangiando tali cibi. Questo c'era in The Sims 3, lo hanno rimesso nel 4 e vai! Ok, poi cosa c'è? Oddio, i bambini? No, direi che non c'è nient'altro di nuovo, non mi sembra. Come capelli, facciamo subito così e facciamo subito contenuto, no, pack e facciamo vita in città. Allora, queste sono le nuove acconciature che ci sono. Che belli, sono bellissimi. Oddio, questi sono un po' eccentrici, come dire. Mi ricordano un po' tipo Capital City di come si chiama, di Hunger Game. Poi ci sono questi che sono bellissimi, secondo me. Poi questi qui con la fascia. Questi anche molto semplici, però molto molto carini. E anche questi. Belli questi, mi piacciono un sacco. Questi sono proprio belli belli. Ma anche qui ci sono un sacco di cose nuove. Ci sono tutti i turbanti, tutte le cose. Vediamo degli abiti. Pack. Vita in città. Oh mio Dio, sono tantissimi e sono bellissimi.
Insomma, ragazzi, ci sono veramente tantissime, tantissime cose. Lei la farà diventare assolutamente vegetariana, Zoe. Ragazzi, io direi che questa espansione è fenomenale e che io non vedo assolutamente l'ora di che sia domenica prossima per fare il gameplay su questo appartamento, sul modificarlo un po', ma voglio lasciare tutto così, voglio semplicemente cambiare qualche mobile. Nulla, io spero che questa recensione, se così si può dire, a primo occhio di questa nuova espansione bellissima vi sia piaciuta e che soprattutto magari vi possa aiutare a capire se vi può piacere, se vi interessa o meno, anche se hanno aggiunto veramente una miriade di cose. Quindi niente, io per oggi è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!